Le saldatrici portatili a pinza sono strumenti che ci permettono di chiudere mediante saldatura i sacchetti. Sono presenti diversi modelli sia ad impulso che a barra calda. Tutte le saldatrici a pinza permettono di effettuare più saldature una di fianco all'altra senza limiti di lunghezza. La saldatura ad impulso avviene quando la resistenza si scalda per pochi secondi per poi raffreddarsi immediatamente una volta raggiunta la temperatura. Quest'ultima si può regolare mediante potenziometro posto sulla saldatrice in base anche allo spessore del sacchetto. La saldatura a barra calda ha bisogno invece di un tempo per scaldarsi per poi mantenere la temperatura impostata fino alla fine dell'utilizzo. Quelli della serie FP costituiscono la serie più semplice delle saldatrici a pinza, le quali si distinguono per le diverse lunghezze delle barre saldanti ed il tipo di materiale con cui sono fatte. Infatti la FP Cello ha una larghezza della barra di 10 mm con due barre zigrinate, adatta al polipropilene, accoppiato carta e alluminio. Per questi modelli vi è la possibilità di avere un supporto da banco o a pedale meccanico. Sempre della serie FP è presente la 802, una saldatrice a calore costante, la quale permette di realizzare saldature con forme diverse, ad esempio quadrate o circolari, a una temperatura regolabile fino a 200 gradi, ma non essendo presente una scala graduata, la temperatura va impostata a seguito di prove pratiche sul materiale, così come la pressione da esercitare durante la saldatura. Della serie ME sono presenti diverse saldatrici, quali le ME 150, che si dividono in HS e DH. HS ha una saldatura di 2 mm con una barra saldante in teflon adatta per il polietilene. L'HD ha una saldatura di 10 mm con doppia barra saldante utilizzata per chiudere sacchetti in polipropilene e accoppiato carta alluminio. Le ME300 e 400 a barra calda con lunghezza della barra saldante, una di 300 e l'altra da 400 mm, progettate per saldare polipropilene e accoppiato carta alluminio. Di queste, per tutti e due i modelli, è possibile avere il cavo protetto per le alte temperature. La ME105 a barra calda, dotata di doppio punzone, completa di termoregolatore e adatta per la chiusura di vaschette e blister in plastica. La ME405 è una saldatrice a pinza ad ultrasuono per la sigillatura di vaschette e blister. Il calore sviluppato dall'attrito si trasmette alle due superfici in materiale plastico e le salda istantaneamente con un punto resistente e senza sbavature. La potenza di saldatura è regolabile tramite potenziometro ed è in grado di produrre una vibrazione ad ultrasuono di 55 o 60.000 cicli al secondo. La barra ha una larghezza di 3 e una lunghezza di 4 mm. Per quanto riguarda le saldatrici ad impulso, sono presenti la 281 con una lunghezza della barra saldante di 280 mm, la 381, la quale presenta una lunghezza della barra di 380 mm, e la 631 con una lunghezza di 630 mm. Tutte con doppia barra saldante, sono accompagnate da una cassetta di alimentazione. Le pinze sono utilizzabili con film in polietilene, polipropilene e laminati con spessore massimo di 0,25 mm. Le saldatrici KP 200, 300 e 400 a doppia barra calda, le quali permettono di saldare polietilene, polipropilene e accoppiati sempre con larghezza di 1 cm. Restando su saldatrici a barra calda, presentiamo la FRK 200 e 400, la cui differenza è la lunghezza e la larghezza delle barre saldanti. La temperatura di queste può essere regolata tramite termoregolatore posto sulla pinza da 0 a 200 gradi. Tutte le macchine sono in pronta consegna ed effettuiamo riparazioni presso il nostro magazzino.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri tecnici inviando una mail o telefonando.